Chiudiamo questa giornata con le parole profonde, dal podio per favore, perché i discorsi di chiusura si fanno dal podio, del presidente di ANAMA, Paolo Bellini. Grazie. No, sembrava la chiusura, io ero felice, no? Sono partito da Rovigo questa mattina alle 5 per venire a fare le conclusioni, sentivo già le conclusioni, ma non era un problema perché penso che veramente l'ambiente che si è creato oggi e i contenuti di questo convegno ci portano a dire che sono quasi inutili queste conclusioni, ma magari vi servono, ci servono per dare, direi, chiarezza ad alcuni elementi. Allora, uno, mai come in questo momento sentiamo la mancanza del ruolo. Il ruolo che ci è stato soppresso dalla Unione Europea oggi più che mai sarebbe lo strumento necessario per dare a questo organismo il compito di segnalare per noi le operazioni sospette. Dice bene il collega Roberto Radicchi, preparatosi alla formazione ANAMA a dovere, che questa categoria ha ovviamente una sorta di attenzione al contrario. Noi siamo agenti immobiliari e come tali lavoriamo, vero, per raggiungere un obiettivo che ce lo dà poi il Codice Civile di concludere o comunque favorire la conclusione degli affari. E su questo abbiamo due clienti a cui fa riferimento, uno che è l'acquirente e che ovviamente è un soggetto da noi coccolato, da noi seguito, da noi, come posso dire, portato in un podio importante, perché oggi più che mai il cliente è fondamentale. Si dice che la crisi sia stata appunto sia nata per la mancanza di domanda, vero, di acquisto. Dall'altro abbiamo il venditore. Il venditore è colui che ha desiderio di fare un disinvestimento, vuole cambiare il modo di, vero, di tenere i suoi soldini ben investiti. Un tempo si diceva i soldi li lasciamo nel mattone perché il mattone non ci tradisse, oggi non vediamo altro che la gente che scappa dal mattone perché il mattone purtroppo pesa. E pesa cosa? Pesa il peso delle imposte, pesano i dati della burocrazia per la gestione, per il mantenimento, per la logica, direi, che fa sì che il risparmio non sia più solo un risparmio immobiliare, ma si rivolga anche ad altre situazioni. E le altre situazioni poi sono così remunerative e quindi alla fine, per fortuna, ritorna il mattone protagonista della nostra vita. L'agente immobiliare ha un problema di terzietà. Noi dobbiamo tutelare questa nostra figura, che è stato un cavallo di battaglia di Santino Taverna e della FIMA da sempre, e questa terzietà noi non vogliamo perderla. E quindi al Ministero diciamo sì, se da un lato, dal lato venditore, al momento dell'incarico noi possiamo accorgerci che quel signore si chiama Reina e che probabilmente potrebbe avere il problema che diceva l'amico Roberto, ecco che dal lato acquirente noi dobbiamo fare una sorta di investigazione su chi è effettivamente colui che viene ad acquistare, perché non basta andare a verificare l'effettivo titolare della situazione e quindi del proprietario del bene, ma chi è il titolare del denaro che viene pagato, cioè colui che proprio porta il denaro e lo porta per un obiettivo. Ora, abbiamo visto che i numeri ci danno una fotografia chiara, non ci sono segnalazioni. E noi ce ne stiamo preoccupando come associazioni perché in giro per l'Italia ci rendiamo conto che i nostri associati non sanno come fare, ovvero vengono a sapere, come dice l'avvocato Mannani, che ci sono i nostri moduli, che abbiamo predisposto una giusta collocazione della segnalazione, ma molti hanno o paura di segnalare o non vedono l'utilità pratica di segnalare. E allora ecco che viene in auge questo famoso ruolo che ci è stato tolto, perché doveva essere questa l'organismo che ci doveva dare, come posso dire, sostituirci in questa competenza. Ora vi devo dire che questi argomenti sono argomenti, direi, quasi quotidiani. Io mi permetto di dirvi che abbiamo degli ospiti che vengono da Mosca e abbiamo la responsabile delle vendite della Gabetti nel Vidomosto, non faccio pubblicità ma si chiama così la società, che arriva da Mosca e che sta vivendo qualche giorno di festa, ma oggi lo vive qui all'interno di questo tempio, e il più delle volte mi viene chiesto: ma Bellini, come si diventa agente immobiliare in Italia e quali sono gli adempimenti? Io vi dico che molte volte devo aprire un'agenda, un appuntamento e stare dei giorni e spiegare quali sono i 1000 obblighi dell'agente immobiliare.
mille obblighi che vanno dall'obbligo di segnalazione di tutto ciò che è in nostra conoscenza per una serena conclusione dell'affare a questa normativa antiriciclaggio, nobile, per la quale noi, righi in testa, siamo a fianco delle amministrazioni perché non vogliamo essere collusi con la malavita. Noi siamo dei professionisti seri e come tali vogliamo andare avanti a testa alta. Non per niente la Consulta Nazionale dell'Intermediazione, su proposta di Santino, la chiameremo Consulta Nazionale degli Operatori Immobiliari, perché guarda caso siamo un sindacato anomalo. Tutti noi lavoriamo in questo settore e tutti viviamo il problema dell'antiriciclaggio. Io per primo ho veramente difficoltà e quando le difficoltà sono tali, cosa facciamo? Come fanno nelle compliance? Diamo degli ordini chiari. Ogni operazione venga segnalata, se vogliamo stare tranquilli, faccio per dire, che sarebbe la esagerazione di un sistema, perché il problema delle sanzioni, ce lo ricordava Mannani, non è cosa da poco, perché 2.000, 20.000, 5.000, 50.000, 1 milione di euro, quindi cosa vuol dire? Fare l'agente immobiliare, attenzione, che potrebbe essere a rischio di galera. Chi non rischia la galera è l'abusivo, Roberto, giusto? Se il cliente lo viene a scoprire, si rivolge all'abusivo, perché deve andare dall'agente immobiliare iscritto, che ha tutte queste incombenze e tutti questi impegni? Lo deve fare perché si deve sentire tutelato. E quindi tre grandi richieste che noi dobbiamo fornire all'amministrazione pubblica intesa come governo. Uno, tutelare la nostra professione. La nostra professione, non voglio fare della demagogia, ma deve avere delle peculiarità specifiche. Dobbiamo essere chiamati per le stime e noi dobbiamo essere il punto di riferimento per le stime e non altre professioni. Due, dobbiamo essere coinvolti nelle aste e non altre professioni, ma noi dobbiamo essere coinvolti nelle aste. Il sottosegretario ci ha portato qui il portale degli immobili pubblici oggi, vero? Partito oggi. Bene, vedrete che saranno i commercialisti e gli avvocati ad avere la possibilità di rappresentanza in procura dei clienti, ma non l'agente immobiliare. Per capirci, l'incarico dato a un agente immobiliare all'asta non libera il soggetto che compra. L'incarico dato all'avvocato fa sì che lui acquisti e agisca in nome e per conto del cliente. Quindi perché queste distinzioni? Non siamo tutti dei professionisti obbligati all'antiriciclaggio? Non siamo tutti in questa categoria? Quindi vogliamo la parità di atteggiamento. E poi i CTU. Io sono CTU da 1852 anni, Roberto, forse un anno dopo di te, ma insomma siamo tutti consulenti tecnici d'ufficio, ma che fatica abbiamo da parte dei magistrati ad essere incaricati in determinate situazioni. Perché quale motivo? Perché siamo degli agenti immobiliari, siamo degli affaristi, non siamo dei professionisti. E allora stop all'equazione. Professionisti quando dobbiamo soggiacere a degli obblighi, ausiliari del commercio quando invece dobbiamo avere dei diritti. No, qui dobbiamo trovare un punto d'equilibrio e l'antiriciclaggio ci porta ad essere protagonisti anche di questo dibattito. Quindi una battaglia in Consulta che ci adegui in un certo qual modo al mondo delle libere professioni, soprattutto per quando dobbiamo avere degli obblighi a cui soggiacere. I rapporti col Ministero e col Governo. Dobbiamo sapere che in molte situazioni, tutte le associazioni di categoria hanno presentato, direi, richieste di pareri, domande, abbiamo sollevato questioni perché ci arrivano dal territorio. Il territorio ci chiede chiarezza nei comportamenti e nel supporto alle norme. Ma mai come in questo momento mi sento di dire che la Consulta è l'organismo che può colloquiare a dovere con il governo. Quindi ben venga, ben resti la Consulta ad evitare anche situazioni un po' colorate che vediamo all'interno della nostra categoria, ma dando alla stessa, alla Consulta, una rappresentatività fondamentale. Quando siamo uniti siamo forti e quindi questa forza la dobbiamo tenere, vorrei dire, con grande orgoglio e con grande, come un grande tesoro. Cosa dire? Io non voglio fare la sequenza delle cose, io voglio solo dire che avete sentito che l'argomento di oggi è un argomento in addivenire, in continua, voglio dire, evoluzione. Abbiamo un mondo diviso fra operatori finanziari e operatori non finanziari. Siamo anche noi nel grande calderone dei segnalatori. In una battuta, in questi casi si fa, alle volte si diceva poi le nostre associazioni, la FIAIP lo fa di fatto, ci sostituiamo eventualmente nelle famose segnalazioni per gli abusi, no? Ecco, vi dico che chi vi parla ha subito tre aggressioni perché ha denunciato
di abuso della professione un soggetto di quel territorio, no? Ma proprio perché vai a intaccare degli interessi incredibili. Il sommerso, dottoressa Fontana, è incredibile nel nostro settore. Il più delle volte noi ci sentiamo colpiti, voglio dire, di mala professionalità, di situazioni negative, quando non c'entriamo, perché chi commette determinate situazioni il più delle volte è un abusivo, è un soggetto che non ha un'iscrizione al ruolo, fra virgolette ex ruolo, ed è un soggetto che non risponde, come diceva Roberto prima, a tutti gli adempimenti che tutti noi dobbiamo rispondere. Quindi qual è il segnale di questa giornata? Uno, la Consulta è un organismo, direi, devo fare i complimenti a Righi, ben guidato, in quanto ha una sua validità, direi, nel tempo lo sta dimostrando. Questa turnazione molto probabilmente è la sua linfa vitale, e quindi queste tre associazioni oggi rappresentano, insomma, il mondo a cui rivolgersi. Due, dobbiamo fare una battaglia seria contro l'abusivismo, non lo dico come un fatto di novità, ma di fatto probabilmente è la seconda battaglia sulla quale dobbiamo misurare. La lotta all'abusivismo la si fa anche attraverso tecnicismi, dottoressa, che possono servire. L'incarico scritto obbligatorio all'agente immobiliare in regola. Tu sei un agente immobiliare iscritto, tu devi ricevere un incarico scritto. Non può valere l'incarico verbale orale. Non dico in esclusiva, sto parlando di dare un incarico ad un professionista attraverso un segno forte che possa dimostrare con tanto di numero di iscrizione al REA, no? Quale sia la sua professione, chi sia e come risponderà al tutto. Poi sapete che gli agenti immobiliari hanno degli obblighi, fra l'altro anche buoni, come quella della copertura assicurativa contro i rischi professionali, ovvero le varie altre situazioni che ne fanno di un soggetto nato come un commerciante, oggi ne fanno un professionista, e se tale deve essere, vogliamo parità di atteggiamento, Roberto, è una battaglia che da tempo portiamo avanti, vogliamo assolvere agli obblighi, vogliamo essere parte fondamentale del mercato dell'intermediazione immobiliare, e a fianco della pubblica amministrazione vogliamo dire anche noi abbiamo contribuito a far crescere l'Italia. Grazie.